Benvenuti o bentornati, io sono Rossella e questo è il mio canale. Oggi è lunedì 2 maggio, nuovo video per parlare degli acquisti naturali che ho fatto nel mese di aprile, il mio solito video in collaborazione con i miei compagni dei piccoli canali Power, di cui come sempre lascio il link dei canali rispettivi qui sotto e a cui mando un grande bacio. Sono Martina, Gian Giuseppe, Giulia e Valentina. Allora, sarà un video abbastanza scarno, perché ho fatto pochissimi acquisti naturali. Ho inserito qualcosa di mangereccio, seppur dietetico. Io sto continuando con il mio, regime alimentare. Sono anche un pochettino scarmigliata oggi perché è esploso il caldo. Ma adesso non ci importa, quindi insomma, anche se non sono cose super interessanti, sicuramente da voi conosciute, le ho comunque infilate nel video di questo mese. Partiamo subito proprio dalla parte alimentare. Allora, ho comperato alla Lidl, di Vemondo questi mini burger super conosciuti. Questi sono nella versione con gli spinaci. A me piacciono tantissimo anche quelli con i ceci e l'avena e mi sembra che ci siano anche nella versione alla zucca. Comunque, quelli che acquisto più di frequente sono proprio questi e quelli con i ceci. Indistintamente mi piacciono sia uno che l'altro, e hanno un prezzo assolutamente ragionevole. Reperibilità facilissima perché si trovano appunto alla Lidl. Allora, questi invece credo di averli acquistati al Tigros. Girasoli, quindi ravioli, broccoli, olive e spinaci. La marca è Scoiattolo, anche questo è un marchio decisamente conosciuto. Produce questa tipologia di pasta fresca, un po' particolare, ci sono, nel senso che di gusti un po' particolari, non i soliti e tradizionali gusti dei ravioli, ma andiamo un attimino su qualcosa che diversifica. Anche questi, con i broccoli credo di averli già mangiati. Mi sono stati introdotti un pochino di carboidrati in più, non mi ricordo se ve l'ho raccontato su Instagram sicuramente. A dire la verità, proprio pochi in più, però quella volta in più che li posso consumare a pranzo durante la settimana. Mi piace mangiare qualcosa di diverso e quindi ho deciso di tenere in casa questa confezione. Andiamo al Tigros, questi prodotti che vi sto per mostrare, è arrivata anche la star del canale, arrivano direttamente dal Tigros. Allora, la marca è Via Verde Bio, che è appunto la linea biologica che tiene questo supermercato, e ho preso queste tortine di farro, ma appunto d'agricoltura biologica con solo farina di farro. Sono esattamente così tonde come le vedete nella confezione, le posso mangiare, in realtà no, nel senso che sono dei dolci, non sono assolutamente previsti, ma una volta ogni tanto, veramente una volta ogni tanto, me ne concedo una. Sono buone, forse un po' troppo dolcine, nel senso che adesso che mi sono abituata a stare, non dico al 100% senza zucchero, no, ma ho diminuito notevolmente il consumo, comunque le dosi di zucchero. Se un prodotto è troppo dolce, me ne accorgo subito. Ecco, ad esempio in questo caso, però vabbè, una volta ogni tanto fa piacere anche a me mangiare una merendina industriale, anche se non è proprio il top. Sempre di Via Verde Bio ho acquistato questa composta di albicocche, ovviamente anche lei è d'agricoltura biologica. Anche qua sarebbe per me preferibile mangiare delle marmellate, delle confetture senza zucchero, cosa che io faccio solitamente, però ne tengo in casa qualcuna anche di queste tradizionali perché ogni tanto anche a Tommaso piace mangiare la marmellata e quindi con il gusto albicocca vado sul sicuro. Allora, passiamo alle altre poche scarne cose che ho. Andiamo alla parte tisanifera, che soprattutto su Instagram so che vi interessa sempre parecchio.
Questa tisana credo e spero di non avervela mostrata. Se ve l'ho mostrata, di sicuro è stato quando non l'avevo ancora provata. Adesso che l'ho assaggiata, quindi vi posso dare un parere più completo. La marca è Le Stagioni d'Italia, un marchio che io non conosco e che ho visto solo al Carrefour. Questa è drenante e contiene principalmente equiseto, ma sono sicura che abbia al suo interno anche altre erbe. Vediamo se riesco a trovarlo. Allora, tarassaco, finocchio, salvia, equiseto, che quindi non è neanche il primo posto, la parte preponderante. La fa quindi il tarassaco, che qua nel dialetto qua di Novarese, il cicorione, detto proprio in dialetto sicurion, che non è nient'altro che questa pianta qua con i fiori gialli, ecco, il famoso cicorione. Chi è delle parti, chi ha vissuto e cresciuto in campagna come me, sa che cosa sto dicendo. Ortica, ginepro e bardana. Ecco, queste sono tutte le erbe che contiene questa tisana drenante. Adesso mi chiederete se è buona. No, non è buona. Non è buona per niente, è abbastanza amarognola. Faccio veramente tanta fatica a berla senza neanche un goccino di miele, però mi sforzo di berla senza miele, almeno quella tazza, che non riesco a farmi grandi litrate di questa, al di là che non si possono superare, come al solito, le dosi giornaliere, che di solito è uno o massimo due filtri. No, non mi piace, è un po' troppo amara. Quindi sicuramente non la ricomprerò. Devo anche darci dentro per finirla, perché ne ho usate veramente poche bustine. Non l'ho ancora assaggiato, ma ve lo mostro. Io mi sento di mettervelo a tutti gli effetti negli acquisti naturali, perché mi sembra un tè, a vederlo così, abbastanza puro. Allora, la marca è questa qua, Mlesna, non so come si pronuncia, ma credo così. Green tea, appunto, tè verde. Io vi chiedo scusa per tutto questo casino, che spero non si senta. C'è qualcuno che sta urlando sulle scale e qualcuno che sta urlando qua sotto, però almeno la finestra parzialmente aperta la voglio tenere, perché è una bella giornata e c'è anche lui che ha iniziato a russare. Comunque, sono 15 filtri, una confezione Luxury, qua ci dice: tè verde di Ceylon coltivato in alta montagna, raccolto a mano e lavorato secondo il metodo tradizionale cinese. Un infuso delicato e fresco, sigillato in filtri salvaroma, bla bla bla. Ingredienti: puro tè verde di Ceylon. Quindi direi che ci siamo. Dove l'ho acquistato? Io questo l'ho trovato all'Odi Store, che è una catena che si trova principalmente in Lombardia e adesso si sta diffondendo anche in Piemonte. Dubito che ci sia anche in altre regioni italiane, però se così fosse, fatemelo sapere. È una sorta di grande spaccio che vende prodotti dolciari principalmente, quindi sia dolci che salati. Molti dei quali appunto hanno prezzi da spaccio ed è un vero vendidio, ovviamente non per chi è a dieta come me, perché ci si trova di tutto e di più, ogni genere di dolci, anche una sezione con quei dolci di tipo americano, diciamo così, che però non rientrano nel mio gusto. E comunque, insomma, all'Odi Store c'era tutto un espositore con tantissimi tè. Quello che incontrava di più il mio gusto era il tè verde, che ormai sapete è il mio tè preferito. Allora, infilo in questo video anche il sapone massaggiante al cocco che avevo acquistato all'Aldi e che vi avevo mostrato nel video Svuota la spesa Aldi, che con mia grande sorpresa vi è anche piaciuto molto.
Quindi sicuramente la prossima volta che farò lì la spesa, ripeterò, l'esperimento, perché appunto, nonostante Aldi sia molto poco diffuso, il video vi è piaciuto. È sotto la doccia, ma appunto ve lo avevo mostrato in quel video. Non è nient'altro che una saponetta, qua ci dice con rilievi sferici e spugna di luffa con olio d'oliva e profumo di cocco. È esattamente fatta così come viene descritta, ha quelle sferette che fanno proprio il massaggio anticellulite. Il massaggio è molto piacevole, vabbè, quello va a seconda della pressione che esercitate sulla vostra gamba. Il profumo di cocco è veramente molto piacevole. Io sono già a un discreto livello di utilizzo, tanto è vero che stanno iniziando a spuntare i ciuffettini di luffa. Mi sta piacendo tanto, l'avevo pagata veramente una sciocchezza, tipo 1,99 euro, forse qualche cosa di meno. E non è detto che sono 120 grammi di prodotto, non è detto che quando ritornerò da Aldi possa andare a frugare se c'è ancora, perché c'era in altre due profumazioni. Comunque questa mi sta piacendo tanto. L'ultima volta che sono stata al Tigotà non ho fatto nessun video perché non era niente di interessante, erano proprio cose basiche basiche da pulire. Avevo acquistato questa acqua dermoprotettiva leggera, che non è nient'altro che una mist, con avena e calendula. Questo è un prodotto dell'Edriadi. Io ho preso la versione piccolina da 50 ml, perché avevo desiderio di provarlo, ne ho sentito parlare bene. Penso che la calendula possa essere adeguatamente lenitiva per questo periodo. Sì, è vero che è iniziato il caldo, ma è appena appena iniziato. Anzi, ci sono ancora forti escursioni termiche nell'arco della giornata, o comunque da un giorno all'altro, perché il tempo è veramente molto ballerino, perlomeno qui, e quindi spesso sono soggetta a rossori sul viso, forse per questi sbalzi termici, e quindi ho deciso di provarla. Questa la metto subito in uso, sono soltanto 50 ml di prodotto. Ormai da un po' i tonici decisamente me li bevo, quindi questo durerà molto poco. Ed infine ho acquistato forse l'unica cosa davvero davvero interessante, da poco uscita alla Lidl questa nuova linea di pH Bio Vegetal, quindi la linea pH Bio che ricordo alla certificazione IAB si è arricchita di nuovi prodotti. C'erano dei detergenti, insomma, chiamiamoli questo nome, bagnoschiuma, doccia schiuma. Ce n'erano in due o tre profumazioni, ma nonostante la curiosità non ne ho preso nessuno perché trabocco di doccia schiuma. C'erano shampoo e balsamo, quelli che mi avevano incuriosito di più erano della linea al pomodoro, ma anche lì ho bypassato per la copiosa presenza di prodotti di quel tipo nella mia dispensa. Non che le creme per il viso mi manchino, ma questa sicuramente ha catturato la mia attenzione quando ho letto zucca bio e peptidi, quindi questa è proprio specificamente anti-età. Non ho resistito e quindi una cremina per il viso l'ho presa. Alla peggio, se non dovesse piacermi, la passerò a mio marito, tanto lui utilizza di tutto e di più. Ad azione antietà mantiene la pelle tonica e vitale, applicare bla bla bla. Non ci dice se è utilizzabile indistintamente per il giorno o per la sera, ma io credo vada bene in entrambi i casi. Che cosa contiene? Estratto di zucca, vitamine A e C. Pentapeptide, rivoluzionario ingrediente per il trattamento delle rughe e una valida alternativa al retinolo.
Allora, sono sincera, io avevo visto il video della Elisabetta e sono contenta, un suo video, uno degli ultimi video svuota la spesa Lidl, o comunque quello concomitante alla settimana di uscita. Sono contenta, meno male che ho guardato come al solito il suo video, di non averne prese altre, di non aver preso le creme corpo che mi avevano proprio catturato anche lì per gli attivi, appunto i principi che contenevano, ero veramente molto curiosa, però poi vedendo il video della Eli in cui ha mostrato proprio i prodotti, ne ha fatto una sorta di prima applicazione, non l'ho vista decisamente entusiasta di questa linea, nemmeno della crema per il viso. Quindi io questa non l'ho ancora aperta, ma l'aprirò perché a questo punto sono ancora più curiosa. Mi fido ciecamente delle sue recensioni e quindi ci sono ottime probabilità che se non è piaciuta a lei, non piaccia nemmeno a me. Però insomma, poi vedremo, vedremo, vi riaggiornerò. So che è rimasta particolarmente delusa dalle profumazioni. Io infatti, nel mio immaginario, questa con la zucca, non lo so perché, ma io me la immagino con un profumo goloso, comunque con un profumo piacevole. Invece mi pare di capire quanto detto da Elisabetta, che non sia così. Comunque, insomma, vediamo, vediamo, vi farò sapere, insomma, come vi trovo. Alla peggio, questa se la becca marito. E tanti saluti, io metto comunque ho a breve da mettere in uso sicuramente qualche prodotto per il viso perché sono agli sgoccioli con le confezioni di quelli che sto usando. Allora, si sono fatte le 17:40, io credo, essendo il video così breve, di non avere grossi problemi di editing, quindi di andare a mettervi il video subito questa sera o al più tardi domani. Fatemi sapere se conoscete qualche prodotto un pochino più di nicchia, diciamo che vi ho mostrato come possono essere questi due. Fatemi sapere se avete comprato qualcosa di questa linea e ditemi come vi state trovando. Inizio a far fatica a parlare, quindi io come al solito vi ringrazio per essere stati con me. Vi mando un mega bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ormai buona serata a tutti, ciao!